Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, stiamo celebrando la solennità del Corpus Domini, questa è la messa vespertina, che come penso sappiate sarà seguita anche dalla solenne processione con il Santissimo Sacramento, che come già accennavo nel nome dei precedenti, è l'unica processione liturgica che esiste nella vita della Chiesa, alla partecipazione alla processione a messa ipso facto di urgenza plenaria, questa è grazia di Dio, perché è un gesto importantissimo di adorazione pubblica del Santissimo Sacramento per un motivo molto semplice, che sarà poi il tema di quest'ultima riflessione. Noi adoriamo l'Eucaristia perché noi crediamo che nell'Eucaristia c'è quella che la Chiesa chiama la presenza reale, meglio sarebbe dire vera, reale e sostanziale di nostro Signore Gesù Cristo. Io in queste tre omelie ho approfondito tutti i tre aspetti dell'Eucaristia che la Chiesa insegna. Ieri sera abbiamo visto la presenza di Gesù nell'Eucaristia durante la Santa Messa, volendo, come dire, fare uno slogan: Gesù è presente nell'Eucaristia, nella Santa Messa, per essere immolato, la rinnovazione sacramentale del sacrificio della croce alla Messa. Questa mattina abbiamo approfondito la Santa Comunione sacramentale, il Vangelo che abbiamo ascoltato, Gesù come cibo spirituale dell'anima. Quindi Gesù è presente nell'Eucaristia per essere mangiato, attenzione, come diceva la sequenza, mangiato da chi sta in condizioni di poterlo mangiare, cioè da chi sta in grazia di Dio. La confessione è sempre propedeutica alla Santa Comunione, mai accostarsi alla comunione senza confessione. Ma tutte queste presenze, cioè durante la Messa Gesù si immola e si dà come nostro cibo, perché? Perché nel momento della consacrazione avviene un fenomeno straordinario, che è quello che poi diede origine alla festa del Corpus Domini, come ho detto anche nelle omelie precedenti, brevissimamente lo riassumo. Nel 1263 un sacerdote boemo, Don Pietro, si stava recando a San Pietro in pellegrinaggio per i suoi dubbi di fede proprio sulla presenza di Gesù nell'Eucaristia. Fermatosi a celebrare la messa della chiesa di Santa Cristina a Bolsena, proprio durante la consacrazione l'ostia si trasformò in carne viva, spezzando sangue, macchiando i sacri lini, la tovaglia, la pietra, un miracolo ancora contemplabile. A Bolsena sono rimasti marmi insanguinati, mentre che al Duomo di Orvieto ci sono i sacri lini e le tovaglie. Papa Giovanni Paolo II, l'anno dopo, riconoscendo la soprannaturalità di questo evento e l'importanza per tutta la Chiesa, decise di istituire questa festa allargando la Chiesa universale. Quindi sono 750 anni, insomma, che si celebra la festa del Corpus Domini, è tanto, perché la Chiesa vuole che noi riflettiamo su questo sublime mistero. Questa sera vedremo appunto l'ultimo aspetto, che è l'Eucaristia presenza, Gesù presente realmente nell'Eucaristia per che cosa? Per rimanere sempre con noi e per essere adorato. Tornando allo slogan, nella Messa Gesù è presente per essere immolato, nella comunione per essere mangiato, nell'ostia consacrata per essere adorato. Sono i tre aspetti fondamentali che noi dobbiamo sempre tenere presenti con l'Eucaristia. Cosa succede quando il sacerdote consacra? Perché è da quel momento che comincia la presenza reale di Gesù. Riprendo un pezzo della splendida sequenza che abbiamo letto, scritta da San Tommaso d'Aquino, che allude proprio a questo istante particolare. È certezza noi cristiani, attenzione alla parola, si trasforma il pane in carne, si fa sangue in vino. Torneremo tra poco su questa espressione. Tu non vedi, non comprendi, ma la fede ti conferma oltre la natura. È un segno ciò che appare, nasconde nel mistero realtà sublime. Mangi carne e di sangue, ma rimane Cristo intero in ciascuna specie. Ripeto. È certezza a noi cristiani, si trasforma il pane in carne, si fa sangue in vino. Cosa accade quando io consacro? C'è una trasformazione che la Chiesa, un termine tecnico, come il Concilio di Trento, ha chiamato, una parola un po' difficile, ma è l'unica che si può usare, transubstanziazione. Che cosa succede? Allora, oggi noi siamo nel 2017, si capisce un po' meglio. Noi sappiamo che un pezzetto di pane azimo c'ha una certa conformazione chimica, d'accordo? È acqua e farina, il pane azimo, giusto? Noi sappiamo che l'acqua chimicamente ha come composizione due molecole di idrogeno e una di ossigeno.
La farina non mi ricordo, quindi, però pane azimo, la sostanza del pane azimo è data dalle due, da idrogeno, ossigeno, più la composizione chimica della farina, d'accordo? Domanda, noi adesso abbiamo i microscopi, se io prendessi di un'ostia un frammentino invisibile, una molecola, d'accordo? E la analizzo al microscopio. Secondo voi i chimici capiscono che quello è sostanza paneazimo o no, analizzandola chimicamente? Sì, perché la sostanza del paneazimo è quella, d'accordo? Oh, cosa succede quando io lo sangue? Allora, la sostanza cambia. Capite? Quindi quello che rimane, cioè, mamma, quando faccio la comunione io sento il sapore del pane, attenzione, rimane quello che prima era il pane, diventa apparenza, ma la sostanza è cambiata. Se uno ci avesse un microscopio satellitare e andasse ad analizzare un frammentino di ostia consacrata, d'accordo, troverebbe la sostanza carne umana, non la sostanza del pane azimo. Mi seguite? In alcuni miracoli eucaristici, per esempio non quello di Bolzano ma quello di Lanciano, voi sapete che è sopravvissuta, e cioè ci andremo un giorno a Lanciano, se io resto qui per qualche anno facciamo tutti per l'immagine. A Lanciano ancora si vede l'ostia, pensate che è un miracolo avvenuto nel IX secolo, sono 1200 anni che sta lì e l'ostia è ancora contemplabile e oggi che abbiamo gli strumenti l'hanno analizzata, l'hanno portata in laboratorio. Sapete che cos'è, in che cosa si è trasformato miracolosamente quel pezzo di pane? Nel pericardio, nella membrana che avvolge il cuore. E pensate che gli ultimi studi hanno dimostrato che dentro quell'ostia consacrata, non è che non è uno scherzo, andate su internet e leggete, si muove, c'è ancora il movimento ventricolare. Quell'ostia fa così, tum, 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 tum. Non è uno scherzo. Allora, cosa succede in un miracolo eucaristico? Cosa è successo a Bolzene e cosa è successo a Lanciano? Cioè, Dio mostra, quindi rende visibile, ma ciò che sempre c'è. Adesso probabilmente quando io consacro tra poco non succederà nessun miracolo, ma il miracolo succede comunque, non si vede ma succede. Non si vede nulla, ma succede sempre questo. Vedete? Io uso ancora, perché sono belli, solo per questo motivo, alcuni i parametri liturgici che un tempo erano obbligatori, sono diventati facoltativi. Se guardate il calice che sta sopra l'altare, sopra il calice sta un velo sopra. Lo vedete? Un velo, non si vede che sotto c'è il calice, ma se io lo scopro, sotto lì c'è il calice. Ecco, quando io consacro l'ostia, la sostanza pane rimane come quel velo sopra il calice. È semplicemente la copertura della realtà nuova che c'è. Lì c'è presente Gesù Cristo. Attenzione, Gesù Cristo, scriveva Paolo VI, la presenza reale nell'Eucaristia, vediamo se riesco a spiegarvi anche questo un po' tutto, brevemente, non è semplicemente, capito, dice io mi mando un pezzetto di cuore di Cristo. No, non è così. Vediamo se ci riesco. Paolo VI scriveva, nell'ostia consacrata, state bene attenti, nella lettera civica Mysterium Fidei, Gesù è presente allo stesso modo di come è presente in cielo, identico, cioè in corpo, sangue, anima e divinità, è tutto intero presente. Sapete qual è l'unica differenza che c'è tra l'ostia consacrata e la persona di Gesù che adesso, come diremo tra poco nel credo, è seduto in cielo alla destra del Padre? C'è solo una differenza. Qual è? È che seduto alla destra del Padre, Gesù ci sta attraverso lo spazio che occupa con le membra fisiche. Nell'Eucaristia la persona di Gesù ci sta attraverso lo spazio che occupa, attraverso la Sacra Specie. Ma è Dio, è Lui. Allora, se ho detto una cosetta di prima, no? Voi pensate, se io prendo, se ci sta un malato, no? Che non può prendere un'ostia intera, e io gli do un malato un frammentino di ostia, un centimetro quadrato di ostia, secondo voi fa la comunione veramente e prende tutto Cristo oppure no? Sì o no? E se per terra dovesse cascare, io ricordo, l'ho raccontato durante il pellegrinaggio a Pompei, le mie prime esperienze da felice parco, che trovavo purtroppo qualche volta durante le mattine di lunedì, i frammentini di ostia di gente che prendeva quello in mano per terra, davanti all'altare. Perché quando uno ha un'ostia sfarinata, adesso con questa cosa che è consentita dalla legge della Chiesa, ma bisogna fare sempre molta attenzione, se tu c'è un'ostia che si sfarina, è
te la prendi in mano, mentre nel tragitto che fai così, e se non stai attento, ti casca un frammento di ossa per terra. Io l'ho visto con gli occhi miei. E dentro quel frammento di ossa per terra, secondo voi c'è Gesù Cristo? Oh no. E se qualcuno ci cammina sopra? Che succede? Ha calpestato Gesù Cristo, Non è uno scherzo. Anche se fosse un frammentino microscopico così. Cioè, avete visto che il sacerdote finita la comunione perde un po' di tempo, diciamo perde, perché deve stare a ripulire tutto quanto, perché se io vedo sulla patella, sul piattino dorato dove c'è l'ostia, anche un puntino bianco, io devo toglierlo da lì. Perché voi capite che un puntino bianco visibile all'occhio umano, sapete quanti atomi ci sono lì dentro? Milioni di atomi potrebbe avere un puntino bianco. Quindi in un puntino bianco è presente la sostanza di Gesù Cristo. Se Dio non voglia mi placca sotto l'altare, il giorno dopo io vado a celebrare la messa e faccio una bella passeggiata sopra Gesù Cristo. Non è una domanda, tutti ci crediamo a questa cosa qui. Guardate, questa è la santa dottrina cattolica, c'è stato fatto un concilio per questo. Le cose di cui vi ho parlato, tutte e tre le prediche, sono tutti, se uno vuole mettere così, sono tutti dogmi di fede, cioè chi non ci crede è eretico ed è fuori della comunione con la Chiesa cattolica, perché tutto quello che riguarda l'Eucaristia è blindato con il massimo grado possibile, cioè ha il grado di dogma di fede. Capite? Dogma vuol dire che una cosa, quando c'è un dogma di fede, sapete cos'è un dogma di fede, no? Se io vi dovessi chiedere, quando fa 2 più 2? Se fa 200, no. Quando fa 4 più 2 più 2, no? Allora, secondo voi è più sicuro che 2 più 2 fa 4 o che la presenza di Gesù nell'ostia è come quella che vi ho detto io durante questa predica? La seconda. La risposta è la seconda. Cioè è più facile che 2 più 2 faccia 5 che non che Gesù Cristo non sia presente nell'ostia esattamente così come io vi ho detto. Vi ricordate tutto quanto il macello che successe a suo tempo con il caso Galileo Galilei, che ci dicono a scuola che l'ha chiesto la cattiva, che è nemica della scienza? Ha fatto. Galileo Galilei ha fatto tante cose, ha fatto bene, era anche credente, grazie a Dio ha inaugurato un tipo di pensiero scientifico che oggi ci aiuta tanto. Non è questo il problema. Ma sapete cosa ha detto a un certo punto Galileo Galilei? Ha detto il contrario di quello che ho detto io. Ha detto no, se non è, aspetta un attimo, che Gesù Cristo è presente nell'ostia, tu non lo puoi dimostrare, è vero? Invece che 2 più 2 faccia 4, lo sanno pure i bambini della prima elementare, quindi è più sicuro che 2 più 2 faccia 4 che non che Gesù Cristo sia presente nell'ostia. E mia madre diceva no, è qua che scalassano. Questo è il problema per cui per me ho avuto dei problemi, perché anche se non è una cosa dimostrabile, quando una cosa è un dogma di fede, cioè una verità rivelata, è più sicura delle cose dimostrabili. Quindi noi siamo veramente cattolici se crediamo che nella messa si rinnova il sacrificio della croce, e quando ricevo la comunione è Dio in persona che entra dentro di me, e che dal momento della transustanziazione in poi c'è presente lo stesso Cristo presente in cielo, più di quanto crediamo che 2 più 2 fa 4, che la somma dei quadrati costruiti sui catechi, per ricordare il teorema di Pitagora, è uguale a quella di Nicola di Cusa, e tutto quello che vi pare. Assolutamente. Questa è la nostra fede. Nonostante tutte le apparenze contrarie, io quando parlo ai bambini della comunione dico sempre di stare attenti, quando facciamo la prova della prima comunione, il sapore dell'ostia oggi è così e domani sarà così, il colore dell'ostia oggi è bianco e domani sarà bianco, e la forma oggi è rotonda e domani sarà rotonda, ma dopo che l'ho consacrata tutto sembra uguale, ma niente è più uguale a prima. D'accordo? Voi sapete che se io prendo un'ostia non consacrata, me la porto in giro, non succede niente, ma se io o uno di voi si azzarda a uscire fuori dalla chiesa, a varcare quella porta con un'ostia consacrata, questo perché lo so, c'è la scomunica, la sentenza immediatamente, è immediatamente scomunicato, subito. Le ostie non possono uscire da qui, ce le posso far uscire solo io e solo per portarle ai malati. E stop. Per quanto è alta la fede della chiesa in questo mistero. Allora capite, concludiamo, ricordiamo, quando andremo tra poco in processione dinanzi all'Eucaristia, stiamo andando dietro al nostro Signore, e la nostra presenza alla processione è un atto di fede, che stiamo dicendo alle persone, noi crediamo che lì c'è il nostro Signore Gesù Cristo in persona che ci sta, come dire, precedendo e appresso a cui stiamo andando. E guardate che anche se non lo vediamo, quando io ho lo stanzone in mano, c'è proprio Lui lì davanti, dovete immaginare come se ci fosse Lui.
bello, alto, con le piaghe gloriose che ci cammina davanti, perché non c'è nessunissima differenza. Ed ecco perché la Chiesa, un sacro, io sto cercando, siamo piano piano ultimamente cercando di parlare meglio in silenzio, cioè la Chiesa, concludo, è aperta tutto il giorno, la trovate sempre aperta, dalla mattina alla sera. Non perché vengono i turisti, per carità, i turisti sono ben tenuti, d'accordo, ma principalmente la Chiesa sta aperta per voi, perché a chiunque viene voglia di andare a pregare un pochettino davanti all'Eucaristia, perché non è la stessa cosa pregare davanti al stesso sacramento a casa, trova la Chiesa aperta, trova i banchetti davanti al Santissimo Sacramento e può stare a pregare quanto vi pare. E il motivo per cui in Chiesa deve fare un silenzio rigorosissimo, che dobbiamo imparare, in Chiesa non deve volare la mosca. Non è soltanto per il rispetto dovuto al luogo sacro, alla presenza di Dio, ma anche per il sacrosanto rispetto dovuto a chi sta a pregare. Perché una persona che entra qui dentro ha il diritto di poter pregare. Quindi se entra qualcuno a visitare la Chiesa, faccia visitare, non dà fastidio. Dà fastidio se mette tre visite bianche. D'accordo? Quindi su questo dobbiamo aiutarci tutti quanti a imparare, ecco, perché nulla c'è di più prezioso che l'Eucaristia e nulla è più importante che imparare a pregare davanti all'Eucaristia. Stiamo facendo le orazioni per il mese di giugno, se Dio vuole l'anno prossimo ulteriormente incrementeremo, perché una delle cose più importanti della preghiera è imparare a pregare bene davanti all'Eucaristia, perché le grazie che si ricevono davanti all'ostia consacrata non sono paragonabili a nessun'altra forma e tipo di preghiera. Si impara a pregare e pregare, speriamo con l'aiuto di Dio tutti insieme cresceremo anche in quest'altissima forma di preghiera. Siamo dati Gesù e Maria.